La Moldova è il paese più povero d'Europa. La metà dei suoi abitanti vive all'estero per ragioni di lavoro. La signora Elena è venuta in Italia 10 anni fa, a 20 anni, con suo marito a piedi. Ci hanno messo un po' di tempo. E adesso è felice, felice di dove sta, ha un buon lavoro. Suo marito ha un buon lavoro, ha due figli, uno di 9 anni, Konstantin, e uno di 5 anni. Non parliamo molto di quello che sta accadendo in Ucraina, perché lei non ne ha tanta voglia di parlare. Un po' ne parliamo perché io le chiedo cosa dicono i tuoi. Lei ha ancora la madre in Moldova, la madre sola, perché i suoi tre figli sono tutti a lavorare all'estero. E lei mi dice delle cose che nessuno dei telegiornali, dei giornali radio e dei giornali che io leggo oserebbe dire. E cioè, per esempio, la grande difficoltà di vivere insieme agli ucraini adesso, perché loro hanno ospitato molti ucraini. Lei dice, li abbiamo accolti come dei nostri, anzi, meglio di noi. Meglio di noi perché lei pensa a sua madre che senza l'aiuto dei figli non potrebbe curarsi l'artrosi perché lo Stato non provvede alla sua salute. È veramente un paese estremamente povero. E, però, per esempio, gli ucraini hanno un tenore di vita superiore a quello dei moldovi, per cui questa gente poverissima, si trova a sostenere della gente che ha sempre pensato più agiata, più ricca. E questi profughi che hanno scoperto questa una condizione fra le più drammatiche possibili, no? Quella del profugo, quello che scappa di casa sotto le bombe, no? In quella condizione tragica comunque mantengono un atteggiamento che Elena sente di superiorità e questo non le piace. Lo capisco da come ne parla che non gli piace. Non piace certamente a sua madre che ha il ritratto di Putin sul comodino. Perché? Perché la Moldova, almeno la gran parte dei suoi abitanti rimasti, si ricorda, lei no perché è nata troppo tardi, si ricorda di come in fin dei conti stavano molto meglio nell'Unione Sovietica, come Repubblica Sovietica. Perché? Perché lo Stato provvedeva, almeno tutti avevano da mangiare, tutti potevano andare a scuola e tutti erano curati. Questo è un dato di fatto, va tenuto in conto, no? Quando guardiamo appunto i telegiornali, quando guardiamo il talk show o leggiamo, è sempre tutto molto più complicato di come ci piace che ci sia raccontato. Comunque, Konstantin, il figlio di 9 anni dell'Elena, l'altro giorno è tornato a casa da scuola piangendo, ma di un pianto, dice Elena, che non riusciva a fermarsi. E gridava soltanto, mamma, moriremo tutti, moriremo tutti, mamma, moriremo tutti. La maestra aveva parlato della guerra in corso ai suoi alunni. Elena dice, e io non sapevo cosa dirgli, non sapevo cosa dirgli per calmarlo. Potevo dire solo delle stupidaggini. Perché? Perché non si può raccontare la guerra a un bambino. Perché non si può calmare il terrore di un bambino con delle parole ragionevoli. Perché non ci sono parole ragionevoli. Ora, ovviamente la maestra era una volenterosa un po'
pericolosamente volenterosa, direi, insomma, no? Poco adatta al suo mestiere. Però alla fine quel bambino si è calmato. Si è calmato nel modo più consono, l'unico consono, e cioè sua madre lo ha tenuto abbracciato per quasi un'ora, se l'è stretto per un'ora e alla fine si è calmato. No, non moriremo tutti. E le ha creduto, e le ha creduto. A proposito di raccontare la guerra, mi aveva colpito, è una coincidenza interessante, mi aveva colpito un'intervista volante a una, appunto, una giovane donna profuga ucraina nei giorni scorsi alla frontiera con la Romania, col suo bambino. E lei diceva: io, cioè, ci siamo trovati ieri che hanno incominciato a bombardare il quartiere e mio figlio piangeva. Gli ho detto: no, no, è un temporale, è un brutto temporale, dobbiamo andare via prima che i fulmini colpiscano la casa. Perché la guerra non si può raccontare, quella giovane donna aveva ragione, e era la risposta, l'unica risposta ragionevole, era una bugia, ma era anche ragionevole. Ecco, però mi è venuta in mente una cosa, in questi c'è qualche problema che fa segno? L'ho messo male? No, no, mi scusi, mi scusi. Si Ah, prova, si sente? sente. E in questi ultimi anni, 2 o 3 anni, 2 anni, sapete una cosa? Ho notato che io ho perso il conto del tempo tradizionale dal 2020. Cioè, con l'arrivo della pandemia, io non so più contare il tempo come dovrei farlo, cioè con i principi generali del calendario universale. Pensando a prima della pandemia mi vengono in mente subito 3 anni fa, no? Invece non è vero, non è assolutamente vero. È durato moltissimo questo tempo, molto di più dei tempi altri che mi ricordo, molto di più del tempo, per esempio, della guerra di Bosnia. È durata più di questa pandemia, se questa pandemia è finita, non credo, no? Comunque sia, è durata molto di più, è durata 4-5 anni e mi sono sembrati mesi. È strano questo, è strano. Bene, in questo tempo, quante volte, forse scherzando, chi lo sa, ci siamo trovati a cena e qualcuno in famiglia. O mi sono trovato a incontrare degli amici quando ho potuto incontrare gli amici. E qualcuno a un certo punto ha detto: moriremo tutti. Per scaramanzia, no? Ma certamente in casa l'abbiamo detto più di una volta. E senza nemmeno sorridere troppo, anzi, no, nei primi tempi, ve li ricordate i primi tempi? La primavera del 2020, se non sbaglio, no? Io sono un privilegiato, vivo in campagna. Per me il lockdown è stata un'occasione per andarmene per i campi senza incontrare anima umana. E ho vissuto bene quell'occasione. Ho vissuto bene una rinascita della natura, gli animali che scorazzavano liberamente, no? Lo sappiamo, l'abbiamo visto tutti, se non dal vivo, almeno in televisione. Ma è successo veramente. È successo. Eppure forse l'ho detto anch'io, moriremo tutti, come Costantin, che ha 9 anni, perché la madre, la maestra gli ha parlato della guerra. Ma in fin dei conti quella è stata una guerra, quella è una guerra, quella contro il virus. Quante volte le autorità competenti e incompetenti, o gli opinionisti, o chiunque, o noi tutti ci siamo permessi di usare questa espressione? È una guerra contro il virus, giusto? No?
Una guerra, è stata una guerra, è una guerra. L'abbiamo vinta? Sì. Abbiamo lasciato dei morti. Non molti, no? 2 o 3 milioni in tutto. Non sono molti. Pensate che la Repubblica Democratica del Congo conta per una guerra che dura ormai da 15 anni contro forze occupanti, tiranniche occupanti, conta 4 milioni di morti, solo la Repubblica Democratica del Congo. Quindi non ci lamentiamo troppo dei 2 milioni e mezzo, 3 milioni forse, di questa guerra contro il virus, o la guerra che il virus ha scatenato contro di noi. È stata tragica, sì, ma io non ricordo un giorno della mia vita in cui non ci sia stata una guerra. Quando mi dicono perché non sono molto preoccupato, non sono costernato abbastanza o affranto a sufficienza per quello che sta accadendo in Ucraina, io ho la mia risposta. Mi vergogno anche a dire la voce alta, ma è la verità. Io non ci ho fatto il callo. Io ho vissuto direttamente la guerra cosiddetta di Bosnia, no? Ma ho vissuto la guerra, la prima e la seconda guerra contro l'Iraq, ho vissuto la guerra dell'Afghanistan, ho vissuto una quantità, da quando io ricordo, da quando io ricordo, pensate che io sono nato, per bacco, me lo metto in tasca, e me lo porto a casa. Io sono nato in una casa, in un paese di campagna, nel confine tra la Liguria e la Toscana, una piccola enclave meravigliosa, il posto più bello del mondo, il popolo più fiero del mondo, la Valle della Magra, abitata dall'antico popolo Apuano, popolo che è stato sconfitto per millenni. E che è ancora vivo. Io sono nato in una casa bombardata, va bene? Una casa bombardata. Era una casa costruita, era costruita, era, c'era già proprio sulla linea gotica, va bene? Quindi ha preso colpi di qua e di là. Ebbene, sono nato in una stanza, in un letto, che mio padre aveva comprato a rate e non aveva ancora finito di pagare. E sono nato in quella stanza, in quella casa, perché mio padre e mia madre erano convinti, loro che erano reduci, loro che erano sopravvissuti alla più grande delle guerre, e l'avevano vissuta tutta quanta. Tutta quanta. Mio padre ha fatto 2 anni e mezzo di guerra d'Africa. È stato in qualche modo miracoloso, portato via da El Alamein. È arrivato moribondo in una nave ospedale, l'ultima a Napoli, nei primi giorni del 43. Del settembre del 43, l'8 settembre era all'ospedale del Celio a Roma e di lì in poi per 2 anni ha cercato di tornare a casa. Sono 400 miglia romane da Roma, ci ha messo 2 anni e in quei 2 anni ne ha passati molti in montagna a fare cosa? A combattere ancora. Per cosa? Mio padre non mi parlava mai molto, non,
Non era un uomo di parole, era un operaio, era un uomo che lavorava e viveva con le sue mani. Però per questa semplice, proprio ve la dico in dialetto, perché non la so dire in italiano, perché te patirei mai tutto quello che avevamo patito gli altri. Tu non patirai mai tutto quello che abbiamo patito noi altri. Lui era certo di questo. Ma non solo lui, direi tutta la generazione di quegli uomini, di quelle donne, sopravvissuti, superstiti, reduci della guerra più grande, tutta quella generazione era convinta e si era messa a vivere, a tornare a vivere e a costruire una repubblica e ricostruire un intero paese nella convinzione che comunque qualcosa erano riusciti a fare, a mettere le cose in modo che non sarebbe mai più potuto accadere quello che avevano visto e patito e subito. Quindi io sono nato in una casa bombardata da un uomo e una donna che erano talmente fiduciosi da poter fare un figlio. E poi ne hanno fatto anche un altro. Ecco. Però cos'è successo? Io, sapete il primo ricordo che ho, uno dei primi ricordi, no, il primo ricordo che ho, però forse me lo immagino perché ero troppo piccolo, avevo 1 anno e mezzo, non nemmeno 2 anni, mia zia, che noi vivevamo in una casa di campagna, in una famiglia di contadini, una famiglia allargata, io vivevo insieme a mia bisnonna, a mio nonno e mia nonna, le mie zie, i miei genitori, mia sorella, i cugini poi che venivano, i parenti, tutti lì, no? E tra tutti questa famiglia la più ardita, la più avanguardista, modernista, era mia zia Carla, emancipata dal lavoro contadino, entrata in fabbrica nel 1950, pensate, in un paese di campagna c'era una fabbrica di mattoni, lei, unica donna tra gli uomini a lavorare, esultante per questo, no? E beh, lei aveva la quindicina, come si diceva, la quindicina, lo stipendio pagato con la busta paga ogni 15 giorni. Lei si è comprata una Vespa, prima donna del paese ad avere la patente e ad avere la Vespa. E io mi ricordo, che mi avevano messo della carta in mano, e quella carta era il pacco di cambiali che mia zia aveva firmato per comprarsi la Vespa, e mi hanno fatto poi la fotografia che c'è ancora, forse io non lo ricordo, ma quella fotografia chissà, no? Ma io uno dei primi ricordi che io ho è di mio padre. Io ancora andavo all'asilo, credo, sì, andavo all'asilo. Però mio padre mi alzava, mi portava lui e mi preparava la colazione lui, e mio padre accendeva la radio perché c'era il bollettino, il giornale radio, no? E mio padre è attaccato alla radio e la radio sta piangendo, ma poco, però si vede, lo vedevo che insomma c'aveva. Era bagnato, insomma, era tutto lì attaccato alla radio. E io sentivo una parola che non riuscivo a capire cosa significasse. Lo ripetevano quella parola, lo speaker della radio. La parola era Suez. Suez, 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 Suez. Beh, io, uno dei miei primi ricordi di infanzia è una guerra. La guerra di Suez, la questione di Suez. Francia, Inghilterra e Israele contro l'Egitto che aveva nazionalizzato il canale. No? Un'altra volta, sempre alla radio, mio padre ancora una volta a piangere l'anno dopo l'invasione dell'Ungheria. E di lì in poi è stato solo questo. Io non ricordo che guerra. Io non ricordo che guerra. E moriremo tutti. Ma davvero moriremo tutti? No, non è vero. No, non è vero, non succederà, non succederà. Però, quel bambino, nato figlio della speranza come me, no? Figlio di un giovane uomo, una giovane donna, che se ne sono venuti a piedi, hanno fatto 2.500 chilometri a piedi,
nella speranza. E hanno fatto quel figlio nella speranza. E quel figlio nella speranza, a 9 anni, si trova a dire: moriremo tutti, mamma. È cambiato tutto. È cambiato tutto da me bambino a lui bambino. Perché comunque mio padre ha pianto alla radio per l'attacco a Suez, ma un'ora dopo era già lì a darsi da fare, a fare, a costruire il mondo nuovo. Ma sul serio, era proprio quello che lui pensava, era proprio che lui continuava a dirmi. E cos'era il mondo nuovo per lui? Un mondo libero, no? Mondo libero. Era una parola che usava poco mio padre, ma quando la usava, la parola libertà, aveva sempre, sempre molto attenzione, non la diceva tanto per dire. Il mondo libero di mio padre. Il mondo libero che ha costruito per me. Che cos'era? Che cos'era la libertà? Per cui lui si dava da fare, si ammazzava di lavoro. Guardate, era una cosa estremamente semplice. Forse rozza anche, un'idea molto rozza di libertà per il partigiano di netto. Libertà dalla servitù del bisogno. Libertà dalla povertà, libertà dalla malattia e libertà dall'ignoranza. Questo è. Libertà dal bisogno, dalla malattia e dall'ignoranza. E lui pensava che il mondo meraviglioso che forse avrebbe potuto costruire per suo figlio era tutto lì, nel crescere sani, istruiti e ben nutriti. No? Io sono cresciuto con questa idea di libertà. E oggi non credo che se io chiedessi a uno della mia età di allora, a un adolescente, cos'è la libertà? Cosa intendi? Cosa pretendi per la tua vita di uomo libero? Non penso che risponderebbe a nessuna delle tre grandi questioni che erano la fede di mio padre. Non credo. Forse perché, almeno in questa parte del mondo, è acquisito. Cioè siamo già liberi, possiamo tutti studiare. Possiamo tutti nutrirci e tutti guarirci se siamo ammalati e non ammalarci se siamo sani. Naturalmente questa parte del mondo, c'è una buona fetta del mondo dove questa libertà è tutta da conquistare, no? Tutta da conquistare. C'è ancora chi muore di fame, c'è chi muore di malattia, c'è chi è impedito a istruirsi. E vive nella schiavitù dell'ignoranza. Mio padre aveva la fissazione dell'ignoranza, cioè era sicuro che di tutte le schiavitù possibili, la schiavitù dell'ignoranza era la più terribile. Mi ha costretto a studiare, io che non ho mai voluto studiare, mi ha costretto a studiare. Mio padre è un operaio che aveva una biblioteca che io ho ereditato, c'è ancora in casa. Mio padre operaio che ha fatto la sesta elementare da militare, aveva la Divina Commedia, aveva Victor Hugo, aveva Charles Dickens, aveva Orlando Furioso, aveva i libri di divulgazione scientifica, no? Era una fissazione. Ora questa ci sembra quasi ridicolo, no? Cioè sembra una così, sì, una curiosità di altri tempi, no? Libertà dalla malattia, dall'ignoranza e dalla povertà. Qui. Ma intanto c'è da chiedersi, vedo, no?
come c'è scritto, idee per ripensare il presente e immaginare il futuro. Ripensiamo il presente, ma noi siamo il centro dell'universo. Funziona ancora la carta geografica di Mercatore, dove il centro da cui parte il disegno del mondo è l'Europa, l'Europa del Nord, peraltro. Non credo, non credo. Credo che noi siamo una parte marginale della sfera. Poi è vero che una sfera, proprio per la sua natura fisica, non ha un centro, no? Perché tutti i punti della sfera sono il centro della sua superficie. Però è una parte piuttosto in ombra. Sentivo prima dire la Cina che insidia la grande potenza degli Stati Uniti, ma beh, forse la insidia, ma l'ha già fregata perché metà industria americana e tutta l'industria europea non riesce a fare il suo lavoro perché mancano i microchip di produzione cinese, quindi c'è cioè, in pugno. Ma cioè, se vi interessa l'economia, se sono. Se è la money quella che vi interessa, beh, cioè, questa storia è finita. Senza i microchip cinesi non ci sarà nessuna possibilità. E loro ce li daranno se e quando ce li vorranno dare, no? Ma anche per altre ragioni, anche per altre ragioni, direi che questa parte del mondo che ha pensato di governare il mondo, di disegnare il mondo, di disegnarlo il mondo e di dirigerlo è la parte in ombra del globo. Però voglio tornare a questa cosa della libertà. Ma siamo davvero liberi adesso che siamo tutti sfamati, adesso che siamo tutti sani, adesso che siamo tutti istruiti? Ci sentiamo liberi? No, nessuno si sente libero. Nessuno si sente libero. Intanto perché non è vero, non siamo né sani, né istruiti, e né sazi, e né sazi. Non è mica vero, perché ci sono nuove fami, ci sono nuove malattie, ci sono nuove ignoranze. Non so se lo sappiamo, però lo viviamo questo, no? Viviamo questa condizione. Quando diciamo moriremo tutti, affermiamo che c'è una malattia più forte di ogni nostra invenzione, di ogni nostra volontà, di ogni nostro orgoglio, no? Certo che l'abbiamo detto scherzando, o no, moriremo tutti. Ma è un fatto che io che sono nato nella speranzosità, no? La speranzosità che supera, che annienta la miseria, perché sono nato anche nella miseria, no? E sono stato educato, costruito addirittura per la speranzosità, per la promettenza. Io che ho passato la mia gioventù e la mia età adulta, ma e ancora adesso sono così, non sono poi un granché cambiato da quando avevo 18 anni, sempre immaginando il futuro, ho passato la vita a immaginare il futuro e non ne ho mai imbroccata una, mai, mai. E ancora adesso continuo a immaginare il futuro e giorno per giorno sono smentito dal quando il futuro si fa presente. Se c'è una cosa, io ve lo consiglio, non pensate a immaginare il futuro, cioè, pensate a immaginarvi il presente. Perché non sappiamo niente nemmeno del presente. Cosa sappiamo del presente? Cosa sappiamo di noi? Tanto per incominciare. Cosa
cosa sappiamo di ciò che vive, di ciò che vive e esiste 100 metri intorno a casa mia? Sappiamo davvero tutto, no? 100 metri, fate un diametro di 100 metri e una mattina uscite di casa e dite: ecco, adesso io so tutto di tutto questo, sicuro, vediamo un po' se conosco le persone, le cose, no? Se conosco l'uccello. Io 10 giorni fa, 2 settimane fa, ero in bagno la mattina e si posa sulla balaustra della porta finestra del bagno un uccello che non avevo mai visto prima quell'uccello. Un uccello strano, sembrava tropicale, perché era piccolo, però aveva dei colori smaglianti, del giallo, del bianco, del rosso. E pensate, no? Vivo da 10 anni in quel posto e non conoscevo quell'uccello che vive evidentemente a meno di 100 metri da casa mia. Noi non sappiamo un sacco di cose. Certamente in quest'epoca non sappiamo se ce la faremo. Io ho sempre pensato che ce la farei, sempre, 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 sempre. Se io sono vivo è perché io ho vissuto in una casa, in un paese, vi ripeto, di contadini ignoranti, miseri, ma nella certezza che ce la faremo, che ce l'avrei fatta, ce l'avremo fatta. Sempre. Ho fatto la rivoluzione a 18 anni, no? Nella certezza che ce l'avremmo fatta, che avrei cambiato il mondo. Va bene? Ero sicuro di questo. A proposito di immaginare il futuro, come mai avrei potuto immaginare che mi ritrovo a 70 anni oggi in così misera minoranza? Io sono in minoranza. Quello che penso, quello che vorrei, quello che mi aspetterei per me, per i miei fratelli, per l'universo, ecco, questa roba qui è di una strettissima minoranza. Io ne conosco 5 o 6 di amici, di fratelli che la pensano come me, no? Anche sull'Ucraina, adesso non la pensiamo tutti allo stesso modo, nemmeno nella cerchia dei nostri amici, insomma. E sì, non avrei mai immaginato che sarei, io ero sicuro che saremmo vissuti a un certo punto in un mondo più giusto, per esempio, in un mondo più pulito, in un mondo più gioioso. Che le ingiustizie si sarebbero obbligatoriamente, per forza di cose, per la nostra forza, per la forza che mi aveva consegnato mio padre, partigiano di Netto. Che avrebbero abbassato l'orgoglio i padroni del mondo, che li avremmo. Gli stavamo dando una lezione che avrebbero imparato. Ero sicuro di questo. Non è accaduto. E io adesso, se smettessi di immaginare, se smettessi la mia speranzosità, la mia promettenza, sarei morto. Sarei morto letteralmente. Letteralmente morto. Sarei una vittima di guerra. Di quale guerra? Non della guerra d'Ucraina, non morirò di quella, ma di un'altra, di più lunga durata e forse, mi permetto di dire, anche più tremenda. Rispondiamo. Oppure sentiamo questo concertino. Ma che musica è? Com'è? È quella che c'era Ah, avevamo proprio di suo, di default. Ma perché non mettono più di default quel bel drin, drin, ma drin? quello invece bisogna cercarlo. Ah, ecco. Ah, Uno però. può mettersi su quello che E se lo paga anche. vuole. Quale guerra?
Allora, si sta combattendo una guerra di invasione in Ucraina, d'accordo? Per la prima volta, per la prima volta l'Europa è unita in difesa del popolo oppresso ucraino, va bene? Unitissima, no? Non è mai stata unita su niente, no? Quando arrivavano i profughi da altrove, no? Abbiamo pensato che farli morire in mare fosse un costo accettabile per le nostre coscienze, giusto? Sì, è andata così, no? È andata così. Adesso, giustamente, ai bambini che arrivano ai confini nostri, abbiamo provveduto per prima cosa a un'assistenza psicologica. Avete mai sentito di un'assistenza psicologica ai bambini superstiti dei barconi con i padri e le madri morti? Mai. Però adesso si vede che abbiamo imparato, no? E allora c'è questo. L'Europa è unita. Ma in nome di cosa? No? In nome di cosa si unisce? Per il trionfo della democrazia. Giusto? È il mondo democratico che si oppone alla dittatura e alla ferocia della dittatura. D'accordo? Bene. Allora, sulla ferocia della dittatura io non ho problemi, non so voi, io non ho problemi. Io so che Putin è un fascista, ma non è un fascista in modo lato quando si dice ma sei proprio un fascista, che non è proprio fascista fascista, lui è un fervente credente nella filosofia di Illin, il pensatore, il filosofo russo che ha costruito tutta prima ancora di Benito Mussolini, già all'inizio del Novecento, tutta un'ideologia sul pan-russismo, no? Un'ideologia pesantemente reazionaria e fascista nel senso proprio descrittivo del termine. Questo è. Tra l'altro, i paradossi della storia, perché a volte la storia si inceppa in paradossi, no? Il fascista Putin che dichiara una guerra per denazificare il paese vicino, no? Chi avrebbe mai potuto immaginare che si facesse una guerra tra fascismo e nazismo? C'è una guerra tra fascismo, almeno nelle parole di Putin. Tra parentesi, una pura curiosità, ma ci sono due gruppi di estrema destra in Italia. Casa Pound e l'altro è Azione, come si chiama? Forza Nuova, sì, Forza Nuova. Casa Pound ha dei volontari nel battaglione Azov, il battaglione nazista che presidia il mare di Azov, ucraino. E Forza Nuova ha volontari con Putin, per cui è diventata una guerra fratricida, anche una piccolissima guerra fratricida. Guerra civile si potrebbe dire fra italiani, anche questo. Bene, d'accordo, io so che Putin è un tiranno fascista, oppressore, che ha invaso un paese. Bene, ma io ho dei dubbi sul fatto che io viva in una democrazia. E che i valori della democrazia si esaltino. No, io ho un'idea di democrazia e ve la dico perché sono 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini, che non se lo fila nessuno, credo. Non so, fra i presenti qualcuno ha qualche idea. Che Mazzini è morto il 10 marzo 1872 in una stanza di una casa vicino alla stazione dei treni di Pisa per poter scappare in caso di pericolo, perché Giuseppe Mazzini era un
clandestino in Italia, perché Giuseppe Mazzini è morto con una condanna a morte sul groppone emessa da uno Stato che non esisteva più da 10 anni, da 11, e cioè il Regno di Sardegna, e confermata quella pena di morte dal Regno d'Italia. Ora, come sapete, tutti i paesi d'Italia hanno una via, una piazza, un monumento a Giuseppe Mazzini. Forse nessuno che passa da quelle vie, da quelle piazze, ricorderà che Mazzini è morto da clandestino con l'accusa di terrorismo e la condanna a morte. Va bene? E forse bisognerebbe ricordarlo questo. Bene, Giuseppe Mazzini ha un'idea di democrazia che mi piace tantissimo, e su cui io mi conformo. E io dico in giro, senza vergogna di essere anarchico, dico senza vergogna perché dovrei un po' vergognarmi, perché sono un anarchico all'acqua di rose, un po' alla Santa Maria Goretti, con tutte le rose intorno, una roba così. L'anarchia è una roba difficile, quasi quanto, o forse tanto quanto essere cristiani. C'è un bellissimo libro su cristianesimo e anarchia, scritto ormai 100 anni fa, ancora molto vivo. E sono un anarchico, ma perché sono nato e cresciuto in una famiglia di anarchici, in un paese di anarchici, dove l'anarchia era una questione proprio genetica, no, endemica, tutti infettati dall'anarchia. Risale forse alla follia, perché l'anarchia è davvero una follia, no? Tutti sappiamo, io per primo, che non vedrò mai l'anarchia, che potrò solo aggiungere un microscopico granello alla malta per la costruzione di quel mondo e di quell'umanità che potrà costruire un uomo nuovo, no? Umanità nuova. Il giornale anarchico storico si chiama Umanità Nuova. L'uomo nuovo che potrà allora sì edificare un mondo di universale fratellanza. E però io penso di essere un anarco-mazziniano, perché Mazzini ha un pensiero ancora più estremo di Bakunin, se posso dirlo, riguardo proprio alla democrazia. Il suo pensiero è espresso nell'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Romana. Non so se voi vi ricordate la Repubblica Romana. Qualcuno se la ricorda, alzi la mano, perché mi interessa. No, perché sennò ve la spiego. Me la spiego? No, non me la spiego, la sapete tutti, o no? Beh, nel 1848... fino tra l'inverno del 48 e la primavera del 49, nella grande rivoluzione europea, detta il 48, è successo un 48, quella rivoluzione europea che aveva costretto tutti i reali d'Europa e tutti i primi ministri d'Europa a dormire da qualche parte nascosti, nell'ambito di quella grande rivoluzione, che era cominciata, non come c'è scritto nei libri di testa delle scuole medie e superiori a Parigi nel febbraio del 48, ma a Palermo nel gennaio del 48, ecco, nell'ambito di quella grande rivoluzione, scoppia la rivoluzione nel posto meno immaginabile possibile, a Roma. Viene cacciato il Papa, si forma un governo provvisorio di cui fa parte, come triumviri eletti, Mazzini, Saffi e non Gramellini, perché adesso Armellini. E quella Repubblica vive 6 mesi.
arrivano a difendere quella Repubblica volontari da tutta Europa, anche dall'America, perché è un fatto eclatante, un fatto straordinario, un fatto anche molto romantico, molto romantico. Non è una rivoluzione di intellettuali, attenzione, guardate che il capo della rivoluzione è un fornaio che si chiama Ciceruacchio, va bene? Quindi non è, come dire, non è Ugo Foscolo, che era un rivoluzionario di un certo ceto sociale, Ciceruacchio era un fornaio, come il vostro milanese, che era un materassaio, e di cui spero conosciate la storia, Tiremmo il Nanz. Non le dice niente? Ma meno male. Tiremmo il Nanz. Impiccato da Radeschi perché sorpreso a dare dei volantini contro l'occupazione austriaca di Milano. Pensate, no? Tra parentesi, una cosa. Adesso, così. Una cosa che mi fa imbestialire è il concerto di Capodanno che danno in Eurovisione, sapete, da Vienna, che tutta l'Italia è lì che sta a guardare il concerto di Capodanno. E tutti che applaudono, applaudono e battono i piedi quando suonano la marcia di Radeschi, che ha suonato Radeschi quando è entrato sconfitta la rivoluzione a Milano e poi ha incominciato a fucilare e a impiccare. L'hanno fatta, ma bisognava ammazzarli di botte. Ma come si fa? Ma vi rendete conto? Ma un minimo, ma non voglio parlare di orgoglio, ma un minimo di pietà. No. Di quello, come mio padre diceva, di quello che si chiama, poi non sapeva come si chiama, diceva, un po' di quello che si chiama. Bene, la Repubblica Romana resiste 6 mesi all'accerchiamento di 4 eserciti, l'esercito francese, l'esercito papale, l'esercito austriaco e l'esercito del Regno di Napoli. Va bene, esiste, sembra impossibile che possa resistere. Loro sanno che non hanno nessuna speranza. Ma vogliono dare l'esempio, pensate, no? Siamo ancora alla politica dell'esempio, tipica anarchica quella poi, no? Dare l'esempio. Vogliono dare l'esempio, che il mondo sappia che c'è un'altra storia che si può costruire, c'è un'altra intenzione, c'è un altro modo di vivere. Ecco, la rivoluzione romana, la Repubblica Romana, che finisce nella primavera, quando sulle soverchianti truppe francesi, che furono prima sconfitte, furono dei grandi, è molto romantica perché ci sono stati proprio anche dei grandi gesti molto, molto, molto romantici. Sì, Garibaldi che sconfigge con 2000 volontari, ricaccia indietro, come non mi ricordo come si chiamava, l'ufficiale francese che si dava un sacco di arie, con 15.000 uomini lo rimanda a Civitavecchia. E vabbè. Beh, ma questa cosa, la Repubblica Romana fa una cosa miracolosa. Cioè è l'unica rivoluzione che si dà una Costituzione. Va bene? La Repubblica Romana ha una Costituzione. E tra l'altro è molto bello, drammatico, come riesce a darsi la Costituzione. Perché? Perché il lavoro del Parlamento è completato, c'è la Costituzione, ma bisogna stamparla perché sia stampata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e quindi diventi legge effettiva, se no non è niente, se no sono solo discorsi. E allora perché si possa stampare la Costituzione, l'ultima difesa alla nave, insomma, siamo sul Gianicolo, l'ultima difesa della città è la difesa della tipografia, e a difendere la tipografia che sta stampando la Costituzione c'è il battaglione universitario, gli studenti e professori della Sapienza.
e muoiono in tanti. E se andate al Verano c'è una lapide che ricorda nome per nome tutti quelli che sono morti perché la Repubblica Romana esistesse nella sua Costituzione. Peraltro, quando Papa Mastai ritorna a Roma, fa un sacco di cose, ma si dimentica di abrogare quella Costituzione, per cui oggi sarebbe virtualmente ancora, è uscita sulla Gazzetta Ufficiale, nessuno ha detto che non è più valida, quindi sarebbe ancora valida. Quindi Roma si potrebbe addirittura, ma non lo vuole, ricostituire come Repubblica. Bene, l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Romana recita così. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Pensateci un attimo. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Allora ci sono due cose fondamentali. Uno è il sostantivo, sovranità, e l'altro è nel. La sovranità non è del popolo, ma nel popolo. Ovvero, la sovranità non è un possesso. La sovranità non è una roba che bisogna prendere e per possederla, comprarla o rubarla o conquistarla. La sovranità è nel popolo. Cioè il popolo si identifica, esiste solo se è il popolo sovrano. Il popolo altrimenti è una bugia, altrimenti è una menzogna, altrimenti è un'ipocrisia, altrimenti è un'invenzione poetica del romanticismo. Il popolo è nella sua sovranità. E questo è il concetto più alto di democrazia possibile. Perché? Cosa significa sovrano? No? Cos'è la sovranità popolare? Cosa significa sovrano? Sovrano, qui c'è sicuramente un paio di professoresse, dico bene, lei? No? Un po'? Non stacca. Bene. Sovrano sta sopra, no? C'è anche sottano, si dice, no? Cioè, sottano è il sovrano. Il sovrano sta sopra. Perché sta sopra il sovrano? Ecco, il sovrano, in realtà, nell'etimo della parola, è il guardiano, è la vedetta, è l'ascolta. Il sovrano non è più alto perché sale sulle spalle di un uomo, ma è più alto perché sale sulle mura, sulla palizzata, sul tetto e guarda la comunità, guarda la sua casa, no? Guarda il suo gregge, no? Perché può arrivare la tempesta, può arrivare il predone, può arrivare il lupo, no? Quindi il sovrano è irresponsabile. Questo è il sovrano. Il sovrano, ma questo anche, lo capite, no? Il sovrano di Inghilterra non è il padrone di Inghilterra, ma ha il suo ruolo, è proprio quello della responsabilità dell'unità del paese, no? Poi dopo che i sovrani vogliono anche possedere un'altra cosa, e quello è un altro discorso che a Mazzini piace moltissimo, perché Mazzini era con me fermamente convinto che ogni sovrano che devi dall'idea di responsabilità è un tiranno e come tale va fisicamente eliminato. Oh, Mazzini è rimasto fino all'ultimo giorno della sua vita convinto che l'unica vita che può essere sacrificata è quella del tiranno, quello va fatto fuori. È interessante perché Mazzini non ce lo facciamo così, ma era così, no? Io ho frequentato un circolo, un'antica casa del popolo repubblicana, a Ravenna, che è il cuore pulsante di ciò che rimane del mazzinianesimo, e nella sala di rappresentanza dove ci sono tutti i trofei, perché è una società quella che risale al 1800 addirittura, prima dell'Unità d'Italia, quando ci fu una rivoluzione a Ravenna,
Ebbene, ci sono tre ritratti, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Gaetano Bresci. Pensate un po', e Gaetano Bresci. Perché Gaetano Bresci? Gaetano Bresci, tra l'altro, in una fotografia ritoccata, per cui è vestito con la stola senatoriale. Perché? Perché è bruto, no? È il tirannicida. È brutto. Quindi la tunica bianca con la fascia rossa, color rosso. Cosa vuol dire responsabile? Cosa vuol dire sovrano? Io sono sovrano a casa mia, ma cosa vuol dire quando il popolo è sovrano? Quando tutti, testa per testa, maschio per maschio, femmina per femmina, tra parentesi, la Repubblica Romana, una delle prime leggi fu il voto alle donne, ovviamente. La prima in assoluta fu l'apertura del ghetto, no? Aprirono il ghetto, prima cosa, perché a quel tempo il governo pontificio chiudeva gli ebrei dopo il tramonto, no? Fu l'apertura, detto, andate, cosa stanno chiudendo? E poi il voto alle donne. Testa per testa. Decidi che la sovranità sul mio destino la voglio condividere con il destino di tutti voi, di tutti noi. Il mio destino è il vostro destino. E il destino di tutti noi è il destino dell'universo. Responsabile per ciascuno, per tutti, e tutti responsabili per l'universo. Questa è la democrazia. Ciascuno responsabile per tutti, tutti responsabili per l'universo. E questo non si può delegare, non si può chiedere a un altro di essere responsabile per conto mio. Perché è una responsabilità innanzitutto morale. È una coscienza morale. Mazzini diceva, poi aveva dei pensieri veramente estremi, Mazzini diceva, scriveva. Le opere di Mazzini sono in 100 volumi. Ora, lui ha scritto 2 libri sostanzialmente, l'unico che conosciamo poi è Del dovere dell'uomo. Pensate, negli anni in cui tutto il mondo, no, era in, si apriva ai diritti, no? Dove il manifesto del comunismo di Karl Marx ed Engels era, no, il libro dei diritti, finalmente dei senza diritti, lui stampa, pubblica un libro dedicato agli operai italiani, perché comincia così, cari operai italiani, sui doveri. Pensate un po'. Beh, lui dice, la vita è missione. E quindi è un sacro dovere. Il dovere di vivere. Ma di vivere per cosa? Di vivere per cosa? Di vivere per realizzarsi nella sovranità, nella responsabilità universale. La bandiera della Repubblica Romana è un tricolore. Va bene, un tricolore della Repubblica Cisalpina, no? Bianco, rosso e verde, quello che abbiamo mutuato anche noi, e prima di noi il Regno d'Italia. E nella banda bianca c'è scritto Dio e popolo. Va bene? Dio e popolo. Mi piace che lei dica di sì, perché qualcuno sa queste cose e mi si apre il cuore. Tra l'altro c'è una bandiera, la bandiera della Repubblica Romana, una bandiera della Repubblica Romana. Una è a casa mia perché ho trovato un pazzo che fa i soldatini di piombo della Repubblica Romana e quindi fa anche l'alfiere con la bandiera. E a New York, a State Island, nella Garibaldi Meucci Museum, e cioè nella casa di Meucci, dove viveva Garibaldi quando era in esilio durante, no? Durante il Regno d'Italia anche. Sapete che Meucci è stato l'inventore dei sughi pronti, vero? Anche del telefono. Ma secondo voi è più importante il telefono
o il sugo pronto in scatola, quello, no? È stato anche l'inventore delle bibite gasate, sono più importanti le bibite gasate del telefono, credo. Ha inventato una quantità enorme di cose e ha speso tutto quello che aveva per la rivoluzione italiana. Per la rivoluzione italiana. E nella sua casa c'è una bandiera della Repubblica Romana, perché era la bandiera del 71esimo New York, del reggimento 71esimo New York, detto Garibaldi Guard, che era un reggimento tutto di esuli politici italiani che combatté nella guerra di secessione. E ogni anno c'è un Garibaldi Day a New York, che qui non se lo fila nessuno, figura se c'è un Garibaldi Day in Italia. Vabbè, però Dio e popolo, cosa significa Dio? Significa che non c'è, intanto il Dio di Mazzini è un'entità universale, no? È un po' kantiano, un po' spinoziano, non ha una chiesa, no? Beh, tanto per prima cosa aveva cacciato il Papa, quindi non aveva questo problema qua. Non aveva una chiesa. Quindi Dio è quell'entità, no? Quell'assoluto, quella roba lì, no? Dio è popolo. Non c'è mediazione, non c'è nessuna possibile intermediazione. Il popolo se la vede con Dio e con nessun altro, il popolo sovrano. Quindi anche la rappresentanza, che è obbligatoria, perché non è che si può, no? Anche la Repubblica Romana aveva le sue rappresentanze. Ma la rappresentanza è sempre e costantemente sotto il controllo del popolo. Ecco, questa democrazia è realizzata in qualche parte del globo? Cioè la sovranità popolare. Ora, ci sono stati dei momenti, certo che ci sono stati dei momenti, ma ora, negli ultimi 20 anni, mettiamo così, negli ultimi 30 anni, noi, senza pensare al mondo intero, noi viviamo in una repubblica che, come recita la Costituzione, parla di sovranità popolare. Ma noi siamo un popolo sovrano, cioè noi siamo un popolo fatto di individui che liberamente hanno accettato di condividere il destino comune in nome della responsabilità di ciascuno per tutti. Senza intermediazioni, assumendoci tutti in proprio la nostra responsabilità. No, ma è ovvio, è evidente, è banale, no? Ma pensate solo... Scusate, pensate al leitmotiv degli ultimi 30 anni, governabilità, giusto? Lo sentite dire da 30 anni, la prima è ci vuole governabilità, bisogna fare una legge elettorale che garantisca la governabilità, ma la governabilità è esattamente l'opposto, cioè se c'è governabilità non c'è sovranità del popolo, no? È evidente, no? Ma governi il popolo, costruisci un meccanismo che impedisca al popolo quella relazione diretta, perché sennò fa del casino, giusto? Abbiamo visto che fa del casino, no, ci vuole la governabilità. Dopodiché governabilità e contingenza economica. Noi abbiamo una qualche sovranità sui meccanismi economici? No, sono i meccanismi economici che hanno sovranità su di noi, no? Mi sembra evidente, no? Non siamo noi. Cioè, ma non esiste nemmeno più, non dico lo Stato democratico, ma lo Stato. Che cos'è lo Stato? Lo Stato, da come lo riconosci lo Stato? Perché batte moneta e fa pagare le tasse, giusto? Adesso non la batte più di sicuro moneta, no? E le tasse le paga qualcuno, no? I più ricchi del mondo non pagano le tasse. I più ricchi del mondo, che dovrebbero essere quelli che finanziano la sovranità popolare, no? Io ho una protesi al ginocchio che adesso comincia a farmi, non so, o la perdo, mi si sganascia. Forse mi siederò. Quindi, noi non armiamo l'Ucraina in nome degli ideali della democrazia, ma in nome di ciò che resta della democrazia.
in nome di ciò, dei brandelli, dei lacerti della democrazia. E questo prima dell'Ucraina, per tornare. Aspettate, ma da quant'è che parlo? Ma che ore sono? No, è tardi. E questo è, torniamo a prima dell'Ucraina, moriremo tutti. Cioè, cos'è che ci ha disarmato? Però devo dire ancora qualcosa. Però mi date una sedia, perché... Cos'è veramente disarmante? Ho perso il microfono. No, non l'ho perso. C'è un filo lunghissimo. Mi hai fatto prima, mi ero avvicinato perché pensavo che avrei invece no. No, è proprio uno sfrazzo. Scusate, ma mi siedo un pochino. Cosa ci ha insegnato questa pandemia? Ci ha insegnato alcune cose, io credo. Intanto che ci siamo presi per i fondelli, abbiamo fatto veramente, come dite voi milanesi, della fuffa, quando all'inizio abbiamo sbandierato ne usciremo migliori, no? Perché non ne siamo usciti migliori. La pandemia non può far uscire migliore nessuno. Pensateci, qual è il primo effetto dal punto di vista delle relazioni umane, sociali e politiche di una pandemia? No? È l'isolamento. Cioè, quando adesso che si bombarda Kiev, quando un palazzo crolla sotto le bombe, i vicini di casa sono lì a soccorrere quelli che hanno perso la casa, giusto? E li ospitano, li stiamo ospitando anche qui, no? Ma se nel palazzo di fronte sono tutti infettati dal Covid, li facciamo venire a casa nostra? No, non possiamo. Questa è una cosa su cui, cioè mentire è stupido. La roba in sé, la faccenda in sé, la pandemia, l'infezione da Covid-19 è stato un elemento deturpante delle relazioni, per sua natura stessa. Dopodiché, come ha reagito lo Stato che possiede, che si è appropriato della nostra sovranità, quindi il governo, le istituzioni, ha reagito nell'unico modo che conosceva, probabilmente l'unico modo possibile, e cioè imponendo un'economia, una scuola, una società di guerra, perché questo è stato. Ma dichiarato, no? C'è una guerra, dobbiamo combattere una guerra impari contro l'infido nemico, il virus invisibile. C'era il coprifuoco. Certo che c'era il coprifuoco. Parlava di coprifuoco. Sì. È un termine tipicamente del guerra. Ma ovvio, non c'è un altro linguaggio, non è stato inventato un altro linguaggio apposito, perché non c'è. Ora, guardate, io sono un vaccinista, sono uno per l'ergastolo a chi... Perché? No, adesso l'ergastolo, non so. Perché? Perché io sono figlio della Repubblica che mi ha garantito l'istruzione, la salute e il nutrimento. Ma sono figlio nella carne proprio. Cioè, quelli che avevano 2 o 3 anni più di me, in prima elementare, avevo dei compagni butterati dal vaiolo,
Poi in quinta elementare ho avuto dei compagni zoppi per la poliomielite. Io posso criticare il regime democristiano, l'ho sempre criticato e sempre lo criticherò. Però la Repubblica, governata anche da quel regime, questo l'ha fatto. In 10 anni ha cancellato il vaiolo, la tubercolosi, la poliomielite e l'analfabetismo. E la fame, perché chi aveva fame? Perché io non avevo fame, però i miei compagni andavano, ma pensate, prima della campanella c'erano l'ex opera Balilla nella scuola, diventato patronato scolastico, e avevano il loro bicchiere di latte, la loro fetta di pane e quell'orrida marmellata, che non era marmellata, si chiamava cotognata, che era tremenda, però ce l'avevano. Ogni scuola aveva l'ambulatorio. Ogni 6 mesi il dottore ci metteva tutti in fila a visitare i polmoni e se sentiva qualche rumore erano i raggi. Io ho preso la tubercolosi, mia sorella era endemica la tubercolosi. L'ho presa silente come mia sorella, però c'è il segno, la cicatrice. E i vaccini, e tutti in fila a farsi i vaccini, e felici, in casa mia. Non mi ricordo di aver mai sentito mio padre e mia madre discutere, ma lo facciamo vaccinare o no? Volevano farlo il più presto possibile. Questa è la realtà. Io vengo da quella realtà, no? Vengo da quella realtà. E quindi figuriamoci, no? Io mi sono vaccinato anche per l'antinfluenzale. E non ho un problema lì, ma ho un problema, però ce l'ho, perché io so che chi obietta alla politica condotta durante la pandemia, sulla politica della, sulla, per la pandemia, io so che con tutti i torti che può avere una ragione ce l'ha. E cioè che il suo disorientamento, il suo rifiuto, la sua obiezione hanno natura, la loro natura, proprio nello spossessamento della sovranità. E cioè dello spossessamento della responsabilità, della passivizzazione della cittadinanza. Ma questo non è avvenuto il giorno prima della pandemia. È avvenuto 10, 15, 20, 25, 30 anni, eccetera. Io penso, ho una data, ma è una data, come dire, mitica, no? E cioè l'assassinio di Aldo Moro, quando tutto è cambiato nella Repubblica. Certamente tutto è cambiato nella mia vita, no? E nella Repubblica anche. Tutto quello che era sperabile, tutto quello che era promettente si è dissolto. Ma quello è una roba mia. Però quello è successo, no? Ora non possiedi più nulla dal punto di vista della tua sovranità, cioè non puoi esprimere il tuo pensiero pensando di essere ascoltato, non puoi esprimere il tuo voto, ma lo sappiamo, no, che da 20 anni votiamo qualcuno che non conosciamo, che non vogliamo solo perché sono altri che lo decidono per noi, ma vi sembra... Come diceva il compagno vetero comunista davanti alla sede di Rifondazione Comunista quando ha scoperto che nella mia città bisognava pagare i parcheggi. Ma ti sembra democrazia? Eh sì, quella era democrazia. Ma a te sembra democrazia? Pensa, io ci penso ogni tanto, dico, è un secolo fa, quando la democrazia imponeva che il parcheggio fosse gratis. Va bene. Però, vi sembra democrazia? Vi sembra l'espressione vivida della responsabilità di ciascuno per tutti? No? No, non c'è. Siamo stati spossessati della nostra sovranità. L'unica cosa su cui puoi vantare di essere sovrano cos'è?
Puoi vantarlo, poi non è vero, ma ti può dare questa impressione. È il tuo corpo, no? Sul mio corpo comando me. Ecco che allora l'obiettore, il Novax, il No Green Pass, vengono di lì. Vengono da cosa? Da quello che è rimasto. Non c'è rimasto che quello. E allora quello è mio, non lo do a nessuno. Quello è mio, giù le mani da lì, no? Giù le mani da lì, che poi, figuriamoci, le mani ce le mettono sempre. Bello questo registratore Torino. È un Tascam, sì. Però io ce l'ho più bello, perché io ho uno Zoom 5. Voglio fare la gara con la signora. Che... Allora, io non so immaginare il futuro. Cioè, lo immagino e sbaglio sempre. Ma il presente mi dice che, guardate, ma moriremo tutti, mamma. Ce lo porteremo indietro ancora per un pezzo. Cioè, siamo in un'epoca, questa, che ha l'apparenza di una tregenda biblica, no? Di una piaga biblica. Guardate, c'è una, ovviamente non c'entrano niente, ma c'entrano tutto, c'entrano comunque la pandemia, la guerra, eccetera. Una infila all'altra e tutte si legano, si stringono e ci opprimono nel fisico naturalmente, nell'animo naturalmente, ma ci opprimono nella politica anche, nella nostra anima politica, perché sono lì a dimostrarci ancora una volta che non siamo più popolo sovrano, se mai lo fossimo stati, che non abbiamo dignità, la dignità della sovranità, che è la dignità del guardiano, dell'ascolta, è la dignità, come diceva mio nonno, dell'anarchia, no? L'anarchia è quando, ricordato, ma diceva due cose, che sono tutti uguali con l'anarchia, ma non sono tutti uguali perché sono tutti servi, come Adè, ma sono tutti uguali perché sono tutti signori. E signore è il sovrano. E l'altra cosa, abbiamo sempre due destini, sempre due destini. Quello che vuole il tuo padrone e quello che tu scegli e lotti perché sia il tuo destino. Oggi, io credo per la prima volta nella mia vita, ma probabilmente, forse anche più bene, non lo so. Comunque oggi, io che continuo a lottare per il mio destino, sento di avere molte meno armi di quando avevo 20 anni, 30, 40, non per una questione di età, perché il padrone è più grande, è più forte, pretende di più, ha più fame. Questo è. Il padrone è sì Zuckerberg, ma anche questa cosa che si consente adesso, nel caso specifico dell'Ucraina, di maledire Putin, no? Va bene, ma vabbè, puoi maledirlo, maledico io, non c'è problema. Ma vi sembra che ci sia un privato che decida volta a volta chi deve essere punito e chi graziato, chi maledetto e chi benedetto? Ma vi rendete conto? Ma chi dice il Green Pass uccide la mia sovranità? Ma si rende conto che sono 100 gli assassini della tua sovranità? Zuckerberg è tra i primi, è ancora più potente del Green Pass, molto più potente. Ma vi sembra possibile che sia un privato a dire te sei buono e tu sei cattivo? Tu meriti la gogna, tu no. Allora, è la prima volta. Questo è il momento critico. Quindi vale la pena di immaginare il presente, un presente diverso. Perché in questo presente altrimenti annegheremo in una tregenda biblica, annegheremo in una piaga e ne moriremo dentro, anche se non ci ucciderà la guerra di Ucraina, non ci ucciderà il virus, ma moriremo dentro. Io, guardate, sono le 8:20, secondo me ho fatto abbastanza. Grazie. Grazie a voi che siete stati...
No.